Bentornati su Recensioni per Scegliere. Oggi vediamo come utilizzare due dispositivi Echo Dot in collegamento stereo per ascoltare la musica, ma soprattutto per ascoltare la televisione con la Fire TV Stick Lite. Questo video fa parte di una serie di tutorial che sto realizzando per far collaborare gli Echo Dot con la Fire TV Stick Lite. Infatti abbiamo già realizzato un video per farvi vedere come è possibile andare a controllare tramite l'Echo Dot la vostra Fire TV Stick Lite con il controllo vocale. Abbiamo fatto un altro video invece dove andavamo a utilizzare un Echo Dot come cassa per la nostra Fire TV Stick Lite. In questo breve tutorial andremo invece a utilizzare due Echo Dot presenti sui comodini della camera da letto come sistema audio a due canali per ascoltare le serie TV e i film della nostra Fire TV Stick Lite. La configurazione è molto semplice, ma prima vi chiedo di mettere un mi piace sotto questo video per supportarmi e farmi crescere col canale. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti, cliccando anche sulla campanella per ricevere notifiche a tutti i prossimi video che andiamo a pubblicare. Ma ora vediamo subito come procedere per utilizzare i nostri Echo Dot in versione stereo con la Fire TV Stick. Per fare questo sarà necessario andare ad aprire l'applicazione Alexa sul nostro smartphone. Ovviamente tutti i dispositivi, quindi i due Echo Dot e la Fire TV, dovranno essere installati sulla stessa rete Wi-Fi. Quindi entriamo nell'applicazione, andiamo su Dispositivi, in alto a destra clicchiamo sul più e facciamo Configura il sistema audio. In questo modo quindi andremo a creare un sistema home theater con i nostri dispositivi Echo Dot da collegare poi alla nostra Fire TV. Selezioniamo quindi Home Theater sull'applicazione, viene effettuata la ricerca dei dispositivi Echo che abbiamo a disposizione, noi li selezioniamo entrambi. Purtroppo mi sono accorto che per quanto riguarda il dispositivo Echo Dot e il dispositivo Echo Dot di quarta generazione non sono compatibili per l'utilizzo insieme. Andiamo comunque ad associargli un nominativo Home Theater, lo associamo sempre in camera da letto. Andiamo a salvarlo. Come vediamo dalla Fire TV è stato riconosciuto il sistema Home Theater. Diamo la riproduzione in anteprima. E sentiamo che l'audio viene riprodotto quindi da entrambe le casse del nostro sistema Home Theater, creando quindi un sistema multicanale per la nostra camera da letto. Per quanto riguarda poi il sistema Home Theater, da impostazioni è possibile ancora entrare in suoni e schermo, sistema Home Theater e andare a effettuare una serie di impostazioni, come ad esempio attivare o disattivare l'audio dei giochi, preferenza formato audio come stereo alto o stereo basso. Andremo a utilizzare stereo alto quando abbiamo un'esperienza audio a due canali con bitrate elevato, mentre invece andiamo a utilizzare stereo basso quando abbiamo un'esperienza a due canali con bitrate basso, in modo tale da andare a preservare l'ampiezza di banda in ambienti con wifi molto carico. Poi possiamo ancora andare a regolare il sincronismo audio-video, ad esempio possiamo andare a effettuare questo test. Se quindi la regolazione secondo noi non è opportuna, potremo andarlo a spostare in modo tale da andare a sincronizzare perfettamente l'audio e il video. Come avete visto, questo tutorial è veramente molto semplice. Fatemi sapere con un commento qua sotto se conoscevate già questo sistema Home Theater disponibile con i dispositivi Alexa e se lo state già utilizzando con la vostra Fire TV Stick Lite. Come al solito potete lasciare un commento qua sotto per farmi sapere se siete riusciti a configurarlo o se avete dei problemi, cerco sempre di rispondere a tutti. Mettete un mi piace o un non mi piace sotto questo video per farmi sapere cosa ne pensate di contenuti di questo tipo e brevi tutorial. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, cliccando anche sulla campanella per ricevere notifiche a tutti i prossimi video che andiamo a pubblicare. Con questo video, col sistema Home Theater di Amazon Alexa e Fire TV Stick Lite è tutto. Noi ci vediamo alla prossima video recensione per scegliere. Ciao da Enrico!